Ma buongiorno. Dai un bacino. Bacino. Buon Natale. Un bacino. Raga, buongiorno. Ero in vena di fare un make-up. Ho acquistato questo ombretto qui della NYX, che sembra molto molto pigmentato. Però sono andata ad applicarlo e scuro. Ero convinta che fosse coprente, però purtroppo non è come pensavo. Ho acquistato oltre questo anche questo bellissimo rossetto qui, che è stupendo. Ero convinta che fosse coprente, quindi è bocciatissimo della NYX. E dalla NYX speriamo che non mi delude anche questo rossetto qui, che, dove c'è scritto Lingerie XXL. Il colore è un colore Barbie, è stupendo, è bellissimo. Ve lo faccio vedere sul pennellino perché devo finire il make-up. Anzi, questo make-up vi farò un tutorial dove vedrete come si realizza. Il pennellino è questo, è un colore stupendo che adoro. Vedremo come va. Vi farò sapere. Io finisco il mio make-up e ci vediamo dopo. Per vedere più o meno gli effetti. Poi ho acquistato, che mi piace tantissimo, se vedete le sopracciglia, mi piace tantissimo della Kiko, questo gel qui per sopracciglia è ottimo. Ho acquistato anche questo ombrettino qui della Kiko, che è bellissimo. Devo dire, la Kiko non mi delude tanto, mi piace molto. E vi devo far vedere anche la palettina della Deborah, che questa qui è di correttori, è bellissima, io mi trovo bene perché sono molto molto cremosi. Adesso ve la apro e ci sono tutti i colori, tutti tutti. Pennellino qui, pennellino che poi è una matita per sopracciglia, ho sbagliato colore, la dovrei andare a cambiare, ma purtroppo l'ho utilizzata. Questa è per fare pelo pelo. Molto molto fine per fare i peluzzi delle sopracciglia, però la utilizzo lo stesso anche perché non mi dispiace un colore più chiaro. A me piace più scuro perché è abitudine e va bene così. Il make-up lo sto per finire. Ho utilizzato questo che è bellissimo. Attendiamo per vedere se comunque la consistenza è matta oppure cremosa. Raga, ho finito il make-up, ho messo in abbinamento anche questa maglia molto bella. E devo dire, l'ombretto della Kiko è stupendo, stupendo, stupendo. Il rossetto della NYX è bellissimo. Il rossetto è bellissimo, è profumato al massimo, cioè ha proprio un odore bellissimo e diventa matte. Io pensavo di no, però è molto cremoso, molto idratante. Non è come gli altri rossetti che seccano e fanno. Non è come gli altri rossetti che diciamo seccano e quindi fanno quella cosa molto molto secca. È bellissimo, questo rossetto è promosso, rossetto XXL della NYX Lingerie. Vito, stiamo andando a passeggio. Bravo, senza passeggino, finalmente. Io come sempre con la vestaglia in casa perché sento perennemente freddo. Vabbè, al di là che soffro purtroppo di tiroide, quindi il freddo lo sento molto molto di più e quindi mi entra proprio nelle ossa. E niente, io adesso lavo i piatti perché c'è il casino di piatti e poi devo mettere a fare la lavatrice perché è un continuo in casa. Purtroppo Vito mo si sporca e tante altre cose, quindi stiamo sempre in muto in casa. E poi mi appoggio un po' sul divano per rilassarmi un po'. Vi devo far vedere l'altro regalo di Natale, dove è un cappottino super brillantinato, glitterato, bellissimo, perché a me piacciono tantissimo le cose sbrilluccicose, è tutto argentato, molto bello. Ve lo farò vedere tra un po'. Attendete un secondo, ve lo faccio vedere subito. Ma cosa gratti tu? Cosa gratti? Ehi! Whiskino, whiskino, amore, amore della mamma.
Ehi! Raga, devo iniziare le dirette su Facebook, ma non so in che postazione mettervi perché devo lavare i piatti. Devo fare le dirette su Facebook e vendere i trucchi, perché faccio anche le dirette su Facebook per chi non lo sa e faccio anche spedizioni. Io ho il profilo Vinted e potete acquistare da lì se magari volete pagare poco di spedizione per chi non è, diciamo, della Puglia, di Taranto. Questi capelli lunghi, altrimenti me li lavo assieme ai piatti. E niente, inizierò le dirette. Vi lascio il link giù nell'info box del mio profilo Facebook, così potete aggiungermi, seguirmi oppure chiedere l'amicizia. Io nel frattempo lavo i piatti, così mi tolgo di mezzo questi odiosi piatti. Non voglio fare il cumulo, altrimenti poi esce la montagna. Io acquisto questo detersivo piatti che è ottimo, di 3 litri e costa un 2 euro e qualcosa. E lo prendo all'Eurospin, però è molto enorme, quindi io lo metto in una boccettina un po' più piccola. Perché altrimenti è scomodissimo lavare i piatti. Io nel frattempo li sto lavando. Ci sono delle cose nuove da annunciarvi che non vi annuncio in questo video, però sto iniziando una cosa molto molto importante che mi piace tantissimo. E diciamo un nuovo percorso. Vediamo se indovinerete per le cose, diciamo, che mi piace fare. Vediamo se riuscite ad indovinare che cosa inizierò. E oltre a questo vorrei comunque fare il video del 2023, perché arriverà l'anno nuovo e quindi diciamo inizierò un video dove dirò, diciamo, tutto ciò che è accaduto nel 2023 e i buoni propositi per quanto riguarda questo anno nuovo che si aprirà. Perché ci sono delle cose da annunciarvi e quindi farò un video. Allora, vi stavo dicendo che non so chi me l'ha chiesto, raga, io non mi ricordo assolutamente i nick vostri, comunque farò il make-up tutorial del trucco del video precedente perché è piaciuto molto. È piaciuto molto e quindi lo farò. Come sapete, a me piace usare tantissimo glitter sugli occhi, però cambieremo anche stile di trucco per non fare la stessa cosa. Vi ho detto che non vi abbandonerò e quindi continuerò con questi bei video. Ogni tanto faccio il vlog, magari perché è un po' più sbrigativo, un po' più anche per la vita quotidiana, anche perché solo make-up tutorial, diciamo, li faccio nella settimana. Però mi piace anche fare i vlog per quanto riguarda la vita quotidiana, gli acquisti, anche il fatto di eliminare trucchi che non servono, il decluttering e vediamo un po' cosa eliminare, perché bisogna eliminare assolutamente per ricominciare quest'anno nuovo. Siccome non lo sapete, anche perché non lo riprendo spesso, io faccio anche danza orientale dove ci sarà un'esibizione in estate, infatti ci stiamo preparando. E oltre danza orientale faccio anche la danza polinesiana, che è molto bella, per chi non la conosce può vedere qualche video. E io la faccio dall'età di 15 anni, però poi mi sono stoppata, però è una mia passione che non eliminerò assolutamente perché mi piace e continuerò a farla. Stavo iniziando palestra, mi sono fermata, però ricomincerò tutto l'anno nuovo perché non va bene che uno si ferma, se gli piace un qualcosa deve continuare. E mi sono fermata tante volte su YouTube purtroppo, e per mancanza di tempo e per varie situazioni che non sapete e che non sto a dire qui perché sono un po' più personali, lo sapete che vi dico tutto, però sono un po' più personali e niente, voglio comunque fare dei video motivazionali oltre che make up e vlog, anche video motivazionali perché mi piace tanto.
vediamo un po' di ampliare questa rubrica di nuovi video. Vediamo un po' cosa aggiungere a questo canale. Io ho anche un canale TikTok, se volete mi potete aggiungere, e vi lascio sempre il link giù nell'info box, così potete cliccare sul link e andare direttamente al mio canale e aggiungermi. L'altro giorno stavo registrando il video, però poi mi sono fermata e non vi ho fatto vedere il polpettone fatto in casa con il panino, che è davvero ottimo. Diventa una cosa unica tutta insieme. E l'impasto è buonissimo perché è un mix tra pane che si unisce, diciamo, al macinato. Anche se la carne mi ha stufato tantissimo, sto cercando di evitarla, infatti non la mangerò per un periodo. E voglio mangiare di più pesce perché è molto più genuino e molto più pulito. La carne mi appesantisce, sinceramente non la sopporto più. Cioè, ma qua si crea tantissima immondizia, cioè non è possibile, tanta tanta immondizia, impossibile, tante buste, tante lavatrici, tanto tutto, è un continuo. Io sono una macchinetta in casa. Scusate il rumore, ma sto mettendo a posto le posate che ho lavato. Ecco qua, andiamo di nuovo di qui, che devo finire. Ok, vi appoggio qui perché altrimenti vi perdo. Anche se la visuale non è tanto buona, purtroppo la luce sta dalla parte della finestra e riprendere è veramente un casino. Devo fare un acquisto su Shein perché ormai c'è una mania incredibile. Quando mi arriverà il pacchettino io vi farò il video, perché mi piace farvi vedere cosa acquisto. Voglio prendere un po' di cose di casa, un po' di cose personali, soprattutto personali, perché mi piacciono tantissimo i vestiti, che sono spettacolari. Allora, io vado adesso a pulire il piano cottura, ovvero l'acciaio, con acqua e aceto, perché questo è molto molto buono, fa l'acciaio molto lucido, anche se puzza di aceto, però non c'è nessun problema perché poi va via, anche se è fastidioso l'odore. Uno dice mette direttamente l'aceto, no, però questo è proprio un detersivo, si può usare anche per i piatti. Quando si usano dei piatti, quando diciamo si sporcano dei piatti di frittura o così appiccicose, aiuta tantissimo a pulire sia pentole che tutto. Mio figlio sta di là che gioca, è super super tranquillo quando sta a casa sua, però quando sta dalla nonna fa un bel caos. Io adesso sto pulendo qui, così mi fate un po' di compagnia, come mi fate compagnia anche voi con i vostri commenti. Ho iniziato da poco, quindi i commenti sono pochi, le visualizzazioni sono poche, però sinceramente sto da anni su YouTube ed è difficilissimo crescere e fare le tante ore. Uno dice pensi alle ore. E non è il fatto di pensare alle ore, però uno ci mette impegno e diciamo ricavando anche il minimo, però è molto difficile su YouTube, anche perché io ho avuto varie interruzioni nella mia vita e varie interruzioni anche qui, quindi sono periodi che si passano e che poi giustamente si superano, perché tutto si supera. E niente, io adesso pulisco la cucina, come vedete è venuto pulito pulito con il prodotto all'aceto. Accendo la luce, ma quanto sei bello, amore della mamma, ciao amore. Lui è un po' più solitario rispetto alla mia piccina, io l'ho avuto regalato da una signora ed è bellissimo, anche perché lei l'ha trovato, ho detto dammelo subito perché cercavo proprio un gatto bianco, lo volevo, mi piaceva tantissimo. Come vedete c'è la finestra e qui si vede meglio, ma di là
è tutt'altra parte, quindi non si vede tanto bene. Vabbè, allora vi appoggio qui perché ho da pulire la cucina e ho da pulire il piano. Mettiamo a posto questi. Non vedo l'ora di togliere tutte le cose di Natale per avere casa ordinata. È bello il Natale e tutto, però quando poi liberi casa ti sembra più vuota. Non lo so, la sensazione di avere casa più vuota sembra anche più in ordine e più pulita. Allora, vado anche a pulire la cucina con questo qui, sempre con l'acciaio, che poi in effetti proprio acciaio non è, perché è un po' più, diciamo che è un po' più ruvido, un po' più opaco. E quindi acciaio non è, non mi piace tanto questo pianale della cucina, lo cambierò là. Raga, non so dove mettervi, troverò una postazione migliore nel frattempo che io pulisco qui, anche perché è bello far vedere uno cosa fa, no? Vedete solo metà busto. Non mi sono dimenticata del giubbotto, ve lo farò vedere tra un po'. Io che mi manca un'unghia e tutte le altre sono intatte. Ecco qua il regalo di Natale che non vi ho fatto vedere. È stupendo, molto molto sgrilluccicoso. Adesso me lo misuro e vi faccio vedere perché è bellissimo. Raga, l'effetto è bellissimo, a doppio petto con la cerniera. E poi in basso, mannaggia dell'altezza, ci volevano i tacchi e qui c'è. È un po' più da serata. È tutto completamente sbrilluccicoso, è un po' più da serata ed è bello. Anche se comunque si cambia la versione di glitter, è lo stesso. Adesso c'ho leggings, quindi no. Non, diciamo che non si abbina bene, c'ho anche la maglietta blu, però è il top dei top. Non può piacere a tutti perché ovviamente è un gusto molto eccentrico, però dall'occhio è bellissimo perché è tutto tutto sbrilluccicoso, tutto completamente, cioè è proprio la sera anche molto molto luminoso. Poi c'è anche il colletto nero, quindi si può anche chiudere, diventa tutto grigio. Bombolo, mi hai fatto il casino, come sempre, vai, sempre di più. Hai disegnato blu, bravo! Bravo! Salutiamo a tutti, ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video, sì, diciamo sarà un make-up di quello richiesto del video prima. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Bacino a mamma, salutiamo a tutti. Bacino a tutti, ci vediamo al prossimo video. Vieni qua e dai un bacino alla mamma. A me. Bacino alla mamma. Mua. Mua.